Sì, qualcuno per strada, anche stamattina al bar, parla di nuovo rinascimento, Rimini rinasce, e forse è proprio così, perché dopo tanta fatica, dopo tanta semina di cose che magari non si vedono, quando semini sottoterra, davvero stiamo completando le fogne. Dici, ma hai fatto una domanda sul teatro e parli di fogne? Sì, perché in questi anni Rimini ha messo al centro l'ambiente, il suo mare, la riqualificazione ambientale. E anche la semina di prospettive che danno economia e lavoro. E quindi che cosa dà economia e lavoro? Ovviamente le imprese, le facilitazioni rispetto alla burocrazia che opprime lo sviluppo, tante cose, ma economia e lavoro la dà anche l'arte, il paesaggio, la storia. Siamo l'Italia. E Rimini oggi si riappropria della sua storia. Noi siamo stati una città dal 1946 in poi che ha vissuto un po' sul mito degli ultimi 70 anni. La guerra, le bombe, sembrava che Rimini fosse solo, magari ce ne fossero di quel solo, straordinario, mare e ombrelloni, che la nostra è la spiaggia più organizzata, più bella del mondo, certo, ma oggi sotto l'ombra degli ombrelloni Rimini rinasce e riscopre la propria storia, la propria cultura. Il simbolo di questa rinascita è il teatro. Non abbiamo fatto countdown, non abbiamo messo gli orologi nel cantiere, no? Meno 1000, meno 999, perché quel teatro è complessissimo, la meccanica di scena, l'apparato decorativo, scavi sotto e trovi la città romana, rinascimentale, quindi quell'orologio poteva fermarsi perché potevano sorgere degli imprevisti. Oggi però ci siamo, oggi meno 30, meno 30 giorni, ci vengono i brividi. E sarà un'inaugurazione per tutti, una inaugurazione del popolo, per il popolo, è un teatro partecipato, popolare. Abbiamo lanciato la campagna Entra in scena il 1º giugno, che ha voluto dire a tutti: ok, venite, ognuno può contribuire all'apertura, all'organizzazione delle attività, ai concerti. Allora entri in scena dal 1º giugno. Per le persone normali, per le famiglie, per le grandi aziende, ha voluto dire ognuno partecipi come può. Entra in scena il 1º giugno, tanti riminesi si sono avvicinati con un gesto, con una donazione in denaro, con le imprese, con l'Art Bonus che te fiscalizza i soldi che tu metti a disposizione del teatro, oppure con delle sponsorizzazioni. Oggi abbiamo fatto il punto, a 30 giorni c'è un entusiasmo straordinario. Voglio ricordare la prima donazione avvenuta dal 1º giugno in poi, è quella di una donna riminese che è venuta e ha commosso i ragazzi, tutti, me, gli uffici, perché ha voluto fare una piccola donazione simbolica, 5 euro, legandola al nome di sua figlia che era appena nata proprio in primavera. Questo vuol dire che quella donna riconosce nel futuro della città anche il futuro di sua figlia, il teatro e il nome della sua piccola figlia riminese. Poi le donazioni, ce ne sono state ad oggi, abbiamo fatto il punto circa 82. Sono state circa 6-7 le operazioni di Art Bonus, cioè io metto 100 euro e defiscalizzo 65 euro. Tra queste voglio citare quella della Fiera Italian Exhibition Group, un Art Bonus di sostegno al teatro per 292.000 euro. E poi sono decine le imprese che hanno attuato delle forme di sponsorizzazione, di partnership. Il totale tra le donazioni, l'art bonus e le sponsorizzazioni e le partnership ha permesso al teatro di essere sostenuto con oggi circa 600.000 euro. È un dato straordinario, mancano 30 giorni per arrivare all'apertura. Tutti, come dire, cosa sarà, ci chiedono. È quello che è quello, è aperto, è trasparente. Ci sarà un'inaugurazione lunga 2 mesi, ci saranno 23 serate a partire dal 28 ottobre fino al 22 dicembre. Quindi in quelle 23 serate tutti potranno entrare, cogliere l'occasione per a uno piace più la danza, a uno più la musica sinfonica, a uno più il teatro di prosa. Però non è finito qui. Iniziamo appunto, queste 23 serate iniziano con Cecilia Bartoli, straordinaria soprano tra le più importanti al mondo, e la Cenerentola. Ci sarà Valery Gergiev col Mariinskij di San Pietroburgo che farà il Simon Boccanegra in omaggio a Verdi. Verdi inaugura il nostro teatro, poi va a San Pietroburgo. 170 anni dopo, tutto San Pietroburgo, il Mariinskij viene qua e fa un omaggio a Verdi, una roba straordinaria. Poi ovviamente Bolle, poi i fratelli Servillo, poi tutti quelli che adesso non riesco a dirvi.
in questa piccola intervista. E poi 23 serate, però ci sono due chicche. Attenzione, il teatro sarà aperto. Noi prima del 28 ottobre vogliamo spalancare quelle porte a chi? Al futuro. E allora faremo un'operazione quasi a porte chiuse, ma a porte aperte, per tutti i ragazzi riminesi, per le scuole, con i nostri ragazzi dell'Ettimi, del nostro liceo musicale, che suoneranno delle note per i ragazzi delle scuole riminesi, accompagnati dai nonni e bisnonni. Ci piacerebbe che i primi ad entrare lì dentro fossero i ragazzi, il futuro, e i riminesi che hanno vissuto, quando erano bambini, ragazzi, il teatro. Quindi delle generazioni, i nonni e bisnonni con i ragazzi che entrano il 27, il 26, il 25, qualche giorno prima della cosiddetta inaugurazione, che non è un'inaugurazione ufficiale, quella di Cecilia Bartoli, è una delle iniziative lungo i due mesi. Quindi due giorni per i ragazzi, i nonni e bisnonni, per i riminesi che entrarono. Poi dopo Cecilia Bardi, dopo il 28 ottobre e dopo Bolle, il teatro aperto, spalancato, la mattina, il pomeriggio, la sera, per visitare delle mostre, per vivere dei convegni sull'Ottocento e il teatro, per fare dei mattinee di musica. Quindi il teatro sarà aperto, è il messaggio che vogliamo dare ai riminesi. Oggi si parla molto, come dire, di rapporto con la gente, con la città. Sì, è proprio così, è un teatro della città, è un teatro del popolo, è un teatro dei riminesi, per questo sarà aperto per oltre due mesi.